vedere con Nabil e Silvia Moresi. E siete qui per farci passare una serata con Nizar Kabbani, poeta siriano contemporaneo. Quindi io partirei con il cercare di capire chi è Nizar Kabbani nel panorama letterario mondiale e come avete incontrato entrambi Nizar Kabbani nella vostra esperienza personale, quando vi siete approcciati alla lettura di questo poeta. Tanto per iniziare, Nizar Kabbani è il poeta, uno dei poeti più importanti sulla scena poetica medio orientale, scomparso nel 98, ma insomma, ha prodotto davvero una grande quantità di poesia, una grande poesia, diciamo, anche per il mondo arabo, ma non solo per il mondo arabo. E il poeta che ha rivoluzionato insomma, la poesia araba sia dal punto di vista stilistico che dal punto di vista contestuale. È conosciuto come il poeta dell'emancipazione femminile, infatti, insomma, solitamente viene chiamato come il poeta delle donne. E questa nomea, insomma, l'ha guadagnata così, appunto, raccontando le problematiche, la situazione delle donne in Medio Oriente, in una società un po', diciamo, restrittiva per quanto riguarda la realtà femminile. Noi, insomma, abbiamo avuto il privilegio, il piacere di portare al pubblico italiano una particolare raccolta di questo grande poeta siriano, una raccolta scelta da lui, un'autoantologia, insomma, una raccolta che il poeta stesso ha voluto insomma, unire in una pubblicazione che sa all'inizio degli anni 70, 71, sì. E quindi niente, noi abbiamo avuto questo grande piacere di portare questa grande poesia, non soltanto araba, ma una poesia che si colloca davvero nel panorama mondiale della poesia e della poetica. Come hai detto, Nizar Kabbani è, l'ho letto anche nell'introduzione, pressoché sconosciuto al pubblico italiano, quindi la mia domanda è: per quale motivo decidere di farlo conoscere adesso, in questo determinato momento storico? In che senso la poesia di Nizar Kabbani può incidere sui lettori italiani, ma anche europei? Non so se è conosciuto anche a livello europeo. Sì, è conosciuto, abbastanza conosciuto anche a livello europeo, attraverso ovviamente le traduzioni e le pubblicazioni delle sue poesie in Francia, in Germania, in Inghilterra, e quindi insomma è abbastanza conosciuto. La nostra volontà, il nostro desiderio di poterlo, insomma, di pubblicarlo, di proporlo al pubblico italiano, parte da una volontà ben precisa, o meglio quella di raccontare una storia diversa. Lui è un poeta siriano, arrivano, insomma, pullulano nelle nostre mezzi di comunicazione notizie che sono improntate soltanto su una certa tipologia, no? di racconto, un racconto che riporta scene di violenza, scene di guerra e insomma, scene di dolore e di tormento. Per cui abbiamo sentito proprio il bisogno di portare un po' di bellezza, perché la poesia è bellezza. Quindi Nizar Kabbani sarebbe l'altro racconto, perché era necessario soprattutto per il pubblico italiano di far arrivare, raggiungere alla coscienza, al gusto anche letterario del pubblico italiano, un altro racconto, un racconto che in qualche modo esplori quella parte del mondo da un altro punto di vista, da un'altra prospettiva, portando un racconto più autentico, più reale, più poetico, più bello. E appunto, a proposito di letterarietà, il registro poetico di Nizar Kabbani è colloquiale, molto, molto semplice, però d'altro canto ha queste immagini, questa forza icastica, questo spirito evocativo che porta al lettore sensazioni, odori. So che la traduzione non è un'operazione molto, molto, molto semplice, quindi qual è stata la vostra strategia di traduzione? Cioè, come avete operato per rendere il più fedelmente possibile l'intenzione di Nizar Kabbani anche a livello letterario? Magari. Sì, diciamo che Nizar Kabbani
utilizzavo una terza lingua araba, perché in arabo, nei paesi arabi, esiste il problema della diglossia, ossia una lingua scritta, che è quella dei giornali, quella della televisione, diciamo dei telegiornali, che è l'arabo classico, e poi c'è una sorta di lingua del quotidiano che si chiama ammia, che è proprio di ogni paese arabo. È non codificata. È non codificata. E Nizar Kabbani decise invece di creare una terza lingua, che avesse quindi la razionalità della lingua araba classica, il rigore della lingua araba classica, ma anche il colore, l'apertura e il coraggio invece della lingua quotidiana. Ed è per questo che la lingua di Nizar Kabbani arriva a tutti, perché Nizar Kabbani è un poeta trasversale, quindi un poeta dei ceti più alti, ma anche dei ceti popolari. Questa, diciamo, lingua semplice, diciamo colloquiale, potrebbe far pensare ad un'altrettanto facilità di traduzione nella traduzione. In realtà, proprio trasferire nella lingua, in lingua italiana, delle immagini superbamente riprodotte in arabo e senza cadere nella banalità è stato ovviamente il percorso più difficile. Devo dire che la traduzione a due mani ovviamente ci ha aiutati, perché siamo riusciti a mantenere un certo rigore traduttivo senza mai perdere ovviamente la liricità delle poesie. È ovvio che per la distanza tra lingua araba e italiano spesso la rima si è persa. Infatti c'è metrica. Sì, e quello che abbiamo, diciamo, cercato di fare è non sostituirci al poeta, cosa che invece purtroppo vediamo fare spesso dai traduttori. Sì. E abbiamo invece cercato di riprodurre il più fedelmente possibile l'immaginario poetico di Nizar Kabbani. Un risultato, direi, ampiamente ottenuto, insomma. E per quanto riguarda una riflessione un po' più generale, io direi che superstizione sia un po' la lirica summa del pensiero di Nizar Kabbani, dove descrive appunto, si ribella una società settaria, sessista, dove abbiamo questa immagine di donna chiusa nell'interno, quasi una sorta di gineceo da cui non può uscire. Queste immagini ci sono abbastanza familiari in un periodo in cui non si può non parlare di mondo islamico. Ad oggi, nel secolo della secolarizzazione dei costumi e parallelamente il ritorno in auge dei fondamentalismi, può il musulmano conciliare spirito e corpo, così come lo canta Nizar Kabbani, e può esserci nel mondo islamico un cambiamento di concezione della figura femminile? È una domandona questa, sinceramente. Opinione? La mia opinione da persona laica, io insomma sono una persona laica, quindi insomma non appartengo a, insomma, io sono di famiglia musulmana, però non sono praticante. Lui ha sviscerato, insomma, ha sviscerato dei tanti luoghi comuni, ma non sono soltanto di delle cose peculiari di una certa religione. Lui è entrato proprio nel tessuto, nel sociale, cioè al di là di quello che è la questione religiosa, no? Che può essere più o meno verosimilmente, no? Che corrisponde a questi punti critici che ha raccontato, che ha voluto in qualche modo trattare Nizar Kabbani nelle sue poetiche. Se l'Islam può offrire delle soluzioni alla modernità, credo che nessuna religione possa offrire delle soluzioni alla modernità, a meno che non ci sia un momento di riflessione umana. In fin dei conti, che cos'è il ruolo della filosofia? È quello di creare delle soluzioni o di creare dei momenti di riflessione che possono essere adatte all'epoca, adatte al tempo, dei momenti di riflessione in cui si prende la religione e non la si applica alla lettera, perché insomma è tutto tra le righe o tra le lettere. Insomma, la differenza tra l'applicazione letterale e quello di la speculazione, o meglio la ricerca, no? Attraverso quei dogmi, diciamo così, per trovare un equilibrio. È un compito che spetta sempre, che è sempre spettato all'umanità, attraverso la filosofia, attraverso le riflessioni, attraverso i momenti di appunto anche attraverso dei momenti di elevata
religiosità che commercia con quei diciamo, momenti di misticismo o di spiritualità alta che appunto vanno oltre il visibile, diciamo, vanno oltre l'ovvietà, perché proprio è lì che si possono trovare delle soluzioni alle nostre, ai nostri diciamo, punti salienti in quest'epoca, ma anche nelle epoche passate. Per cui, tornando alla domanda, se l'Islam è... Beh, comunque, cioè, il mondo musulmano è un mondo variegato. Appunto. Cabbani stesso era un mondo musulmano, non ha mai detto di essere un ateo o un non credente. Quindi dipende anche da cosa intendiamo noi. Appunto, per musulmano, come cosa esatto, anche cosa intendiamo per cristiano, cosa intendiamo per cattolico. È ovvio che i paesi musulmani sono tantissimi, ognuno con proprie tradizioni. La cosa che non arriva in Occidente è un altro modo di essere musulmani, che è quello di Nizar Kabbani, cioè del poter essere musulmani laici, di poter anche opporre dall'interno di una società musulmana un pensiero contrastante rispetto agli integralismi, che è quello che facciamo noi anche in Occidente. Quindi Nizar Kabbani è il messaggio, cioè, di sviluppare Kabbani un pensiero questo. Appunto, sviluppare un pensiero laico intorno a un contesto religioso che esiste nei paesi arabi, esiste in Libano, esiste in Egitto, esisteva in Siria, senza contraddire quello che poi senza contraddire il dogma. No. Assolutamente. Sì, diciamo, il credo, la fede. Nonostante Nizar Kabbani denunci quella che è una società araba passiva. Sì, certo, ma io sono d'accordo con Nizar perché io questa società l'ho vissuta insomma sulla mia pelle, questi punti insomma critici l'ho vissuto anche sulla mia pelle, quindi riconosco benissimo quello che ha voluto trattare verso ciò che ha criticato Nizar Kabbani. E quindi niente, insomma, i problemi ci sono, non per come si può dire affrancare diciamo questa zona, no? dalle sue problematiche. Ma tuttavia, insomma, ci sono diversi modi per affrontarle. Nizar sicuramente le affrontate in modo più pragmatico, più autentico e più umano. Ecco, più umano, nel senso che lui ha messo la propria debolezza, ma ha messo anche la debolezza in generale nel quadro della pratica religiosa. Quindi abbiamo anche un problema di percezione occidentale. Assolutamente. Diciamo una sorta di campagna mediatica negativa anche dovuta a quello che arriva in realtà, quello che arriva in Occidente, anche diciamo nei dibattiti politici, viene sempre invitato comunque un imam che magari parla anche male l'italiano, quindi non riesce bene ad esprimersi, non viene mai interrogato o invitato un intellettuale, ad esempio arabo. Durante tutto quello che è successo in Siria dal 2011 fino ad oggi, sulla Siria è stato detto tutto il contrario di tutto, ma noi non abbiamo sentito un intellettuale siriano parlare in televisione. Per quale motivo? No, perché probabilmente non gli interessa. Perché c'è una linea editoriale che bada piuttosto al sensazionalismo, quindi, diciamo, ripeto, mediatico. Cioè. Quindi non è un approccio, come si può dire, corretto, onesto all'informazione. Perché le linee editoriali, ripeto, insomma, preferisco piuttosto la notizia sensazionale. Attira l'attenzione il dramma, non interessa la situazione normale, certo. Non interessa. Ma come insomma coloro che fanno i titoli dei giornali, se la notizia insomma rimane in prima pagina per più di due giorni, è una cosa che potrebbe intaccare magari la vendita del giornale, oppure magari la diffusione di oppure l'affluenza, i views di questa testata piuttosto che di un'altra. Quindi bisogna insomma stare sempre a fare delle cose che attivino l'attenzione,
mettendo anche, compromettendo quello che è l'autenticità dell'informazione, la correttezza dell'informazione. È un problema attualissimo di cui si discute in continuazione, e qui in Italia, questi sono i risultati. E qui in Italia purtroppo, insomma, io avendo fatto anche per 10 anni giornalista per Al Jazeera, una grande testata giornalistica, un grande news network, insomma, purtroppo insomma, ho potuto constatare che il giornalismo, insomma, diciamo, del mainstream italiano è piuttosto appiattito su questa tipologia di divulgazione o di scelta editoriale. Ritornando invece alle mie poesie più belle, qual è la vostra poesia più bella secondo voi? Una. È come insomma, la domanda, sì, la domanda che si fece a Nisar Kabbani, qual è, perché hai scelto queste poesie? Lui diceva come si può raccontare il mare attraverso una manciata di conchiglie che si possono raccogliere. Mi piacciono tutte le poesie, però un paio alle quali sono particolarmente legato sono Indovina e forse 5 lettere a mia madre. Ha colpito moltissimo anche a me. Va bene, grazie Emma Pil, grazie Silvia.